bello di papà, il ragionier Vivaldi. Scusi dottore, permetta che le presenti mio figlio. Il Borghese piccolo piccolo, che è stato scritto da Vincenzo Cerami a metà degli anni 70, viene riproposto attualmente, insomma in questi giorni, qui a Foggia al Teatro Giordano. E anche a questo teatro io manco da diversi anni, sono molto contento di essere tornato, ho ritrovato il teatro e mi ha fatto molto piacere. La storia è abbastanza facile da seguire ed è attualissima, nel senso che pur essendo stata scritta a metà degli anni 70, il costume, le abitudini, i vizi, i peccati degli italiani sono sempre gli stessi, per cui raccontare la storia mi sembra un po' raccontare una favola, situazioni che poi rispecchiano l'attualità di quello che noi stiamo vivendo in Italia in questo periodo, però la cosa preoccupante è che non è diverso da quello che si viveva in Italia più di 50 anni fa. Un tentativo si potrebbe fare, dipende da te. Cosa? Hai mai sentito parlare di massoneria? Vivaldi è un uomo qualunque, diciamo, un uomo semplice, è un uomo che stravede per il proprio figlio, cosa che succede penso alla maggior parte dei padri italiani, ed è pronto a tutto, anche ad entrare nella massoneria per avere una raccomandazione per il figlio. Ci siamo, questa è la porta della massoneria. Devo ringraziare la televisione se mi ha fatto conoscere al grande pubblico. Io ho iniziato con il teatro, spero di finire con il teatro come ho iniziato tanti tanti anni fa. Io faccio un augurio serio e affettuosissimo alla città di Foggia, che mi ha ospitato in questi due giorni, e al Teatro Giordano, che a sua volta ci ha ospitato. Auguri, auguri di lunga vita.